A quanto riferisce? Omaggio ad Allan Kardec a cura di VB. È vero che a quanto riferisce un testimone oculare, una volta, appena Home ebbe annunciato la lievitazione, il tavolo sussultò 3 o 4 volte, inclinandosi ora da un lato, ora dall'altro, come se sotto di esso qualcuno o qualche cosa cercasse il suo centro per sollevarlo. Ma se anche l'ectoplasma agisce su di un punto determinato dell'oggetto, sembra da escludersi che, come pensava il Crawford, questa azione possa essere considerata come quella di una leva che si appoggi su di un punto solido per operare sull'oggetto stesso. Commento. Daniel Douglas Home, 1833-1886. Uno dei più grandi strumenti a effetti fisici che si conoscano e uno dei pochi di provata onestà. Fu studiato da eminenti studiosi in Europa e in America, ma nessuno mise mai in dubbio la sua genuinità. Nato in Scozia, visse la giovinezza negli Stati Uniti, dove le sue facoltà medianiche si rivelarono in pieno. Home produceva levitazioni di tavoli con 3 persone sopra, materializzazioni di mani ectoplasmiche, campanelli che suonavano in aria, colpi contro i muri che scandivano messaggi. Tornato in Europa per motivi di salute, Home era affetto da tubercolosi che lo portò alla tomba. Fu ospite di nobili e regnanti, desiderosi di assistere ai suoi fenomeni miracolosi. Si produsse dinanzi agli imperatori di Francia, allo zar di Russia, alle famiglie nobili più importanti di Francia e d'Inghilterra. Dal 1871 al 1874 avvenne la famosa serie di sedute con il fisico William Crookes, che segnano l'inizio della ricerca scientifica sui fenomeni paranormali. L'episodio più famoso di tutta la carriera di Home è la levitazione avvenuta quando era ospite di Lord Adair tra il 1867 e il 1869. Davanti agli occhi di numerosi testimoni, uscì in levitazione da una finestra e rientrò nell'altra. William John Crawford, 1865-1920, fisico inglese, docente di meccanica nell'Università di Belfast. Molto importanti sono i suoi esperimenti condotti tra il 1917 e il 1920 sui fenomeni fisici della medium Goliga, nel tentativo di stabilire alcune leggi della paranormalità fisica. Il Crawford notò che l'emissione di ectoplasma provocava una perdita di peso nello strumento, le cui carni si afflosciavano. Tale perdita di peso avveniva anche negli astanti. Per qualche tempo le esperienze del Crawford furono considerate definitive, poi altri sperimentatori con altri strumenti ebbero risultati alquanto diversi. Il Crawford dette relazione dei suoi studi in 3 opere, tra cui Le strutture psichiche nel circolo Goliga, The Psychic Structures in the Goliga Circle, 1921. Crawford morì suicida il 30 luglio 1920, lasciando scritto: «Sono mentalmente prostrato. Stavo benissimo fino a poche settimane fa. Non è stato a causa del lavoro psichico. Mi piaceva moltissimo. Dico con riconoscenza che questo mio lavoro rimarrà. È stato condotto in modo troppo completo per lasciare adito a scappatoie materialistiche».